Oggi vi faccio vedere una partita in cui ho vinto. Partita sono atterrato al quartiere. Non ho fatto tantissime kill, ma neanche pochissime. Infatti 7 di kill. Una partita normalissima e stranamente ho vinto. Stranamente. Anzi, devo dire che oggi mi è andata anche bene. Perché ho fatto due win singolo. Senza arrivare in top 2, come al solito. Quindi mi è andata bene oggi. Trovo il pompa a combattimento epico. Sparo a cavolo perché ne vedevo uno. Luitto 26. Vediamo. Poi lo perdo di vista. Lanciare puzzolenti e prendo 10-15 di danno. Io. Decido di andare là sopra. Sento passi. Quindi ecco in casa. Io pensavo che era ancora che era quello di prima, in verità era un altro. Pusho. Pum, pum. Rimango con 20 HP, se non sbaglio. Comunque ero basso di vita. Ok, lì davanti ci sono due che fightano. Tiro colpo in testa e muore. E me li vado a lootare. Mi curo. Faccio il medikit succo succoso. E vado a 175 di vita. Prendo l'aria per andare in safe. E mi fermo qua a lootare. Ok, ce n'è uno qua davanti. Neanche l'avevo visto, sinceramente. Ah no, dopo, ecco, dopo l'ho visto. Ok, decido di push, cioè volevo pusharlo ma poi l'avevo perso di vista. Mi spara col cecchino, lo vedo e lo pusho. Era abbastanza più di abbastanza, era napo questo. Ecco, lo killo semplicemente. Non avevo tanta vita, avevo 105, 125 di vita avevo. Non era tantissima. E poi vado in safe con l'aria. Vedo qua un nemico. Luitto un bel po' con l'M4. Se non mi entrava il colpo in testa, di sicuro ero morto. Cioè, di sicuro molto probabilmente. Perché sono rimasto con 30 di vita, ero molto basso. Decido di farmi il falò per riprendere, per arrivare a meno 100 di vita. E 50 shield, che mi hanno già fatto i shieldini. Ricarico tutte le armi e vado in safe. Ok, lo pusho. Spammo un pochino. Era nab anche questo. Ho incontrato gente abbastanza nab, infatti. Solo uno, se non sbaglio, diciamo forte, ma non è che era forte. Vado in safe, piazzando comunque avevo 5 jump, infatti tra poco ne piazzo una. Andiamo, ecco, ora ne piazzo una e vado in safe. Eravamo rimasti in 3, uno lì in a casa che ovviamente non sapevo che era lì. Comunque fatemi, scrivete nei commenti se vi potrebbero piacere queste partite, diciamo, commentate e non al momento. Cioè non mentre gioco, ecco. Allora, mi guardo un po' intorno, poi pensavo che questa collina, diciamo, era in safe, ma poi vedo che non era in safe, allora decido di andare in safe, piazzando un'altra jump, perché tanto ne avevo 5, ne avevo 3 ora. Rimasto con altre 3 jump. Alla fine decide di farmi un fortino qua sopra. Ecco, io sinceramente non avevo visto, cioè avevo visto da dove veniva a lanciarsi, ma non capivo da dove. Pensavo che veniva dall'albero di destra o dal cespuglio. Infatti tiro un colpo al cespuglio.
Non avevo capito. Poi mi viene il dubbio che era sopra un albero, però ho detto no, impossibile. Infatti dopo mi spara, fa per cadere, gli tiro un hit, ecco. C'è anche l'altro che gli spara, modifico, tiro proprio un colpo di pistoletta e muore. Faccio shieldini per curarmi. 6 kill, siamo in due. L'altro era, pensavo che era dietro quella collina, in realtà era tutt'altra parte. Avevo 75 di vita e 50 di shield, quindi non avevo neanche tanta vita. Infatti volevo farmi con lo scudone, ma poi ho deciso di non farmelo per la safe. Piazzo un'altra jump e vado e lo vedo. Mi tira un hit se non sbaglio. No, sbaglio. Ok, salgo. Non so come, ma mi ha strapassato la costruzione. Piazzo la jump, visto che ne ho un botto. E mi fermo qua sotto l'albero. Materiali ho messo bene, quindi sto distruggendo l'albero solo per una visuale migliore. Cioè, per non incastrarmi dopo. Nel caso devo fare la build battle. Salgo. Cado giù, faccio 15 danno, piazzo il falò e lui decide di pusharmi. Qua ho fatto bene a non diciamo modificare e spararli, vabbè, cioè a non fightarlo in questo momento, ecco, ma andare via. Infatti ho preso l'high ground dopo. Ecco, ho preso l'high ground. Ho visto dov'era. L'ho tirato cecchinata, ma non l'ho preso. Ne era gente forte comunque. Anche a costruire non era granché. Non l'avevo ancora hittato io. Aveva molto più vita di me, però gli tiro la cecchinata e due colpi otterrei di M4 e muore. Vittoria reale con 7 kill. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Il primo link in descrizione per partecipare al contest. E ciao, condividete.